Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse una parabola. Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi, e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!» I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola ed egli disse: «A voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano». Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che, credendo, siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Il seme caduto sul terreno buono produce molto frutto. Oggi la Chiesa fa memoria di San Pio da Pietrelcina. Possiamo meditare questo Vangelo tenendo conto anche della figura di questo santo. Gesù ci dice che il seme della parabola è la parola di Dio che viene seminata in ogni tipo di terreno, cioè di ogni uomo e donna. Tutti abbiamo la possibilità di ascoltare con le orecchie la verità che riguarda Dio o di vedere con gli occhi fatti e cose che rivelano le realtà spirituali. Ma non tutti vogliamo ascoltare e riflettere. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Padre Pio ha avuto molto a che fare con il demonio, che a volte è malvagio e attacca esplicitamente le persone con vessazioni terribili, ma più spesso, nella sua astuzia, si comporta come dice Gesù: ci fa dimenticare la parola santa o ci insinua il dubbio che è tutto inutile o ininfluente, ci fa vedere altre cose che ci sembrano più utili o desiderabili, perché non vuole che noi siamo salvati. O più spesso, pur avendo buone intenzioni, ci lasciamo soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e i nostri propositi non giungono a maturazione. È necessario che troviamo più tempo nella giornata per la meditazione della parola di Dio e la preghiera, così che le nostre azioni siano secondo gli insegnamenti di Gesù e possiamo portare frutto nella perseveranza.